Ciao, ciao a tutti, bentrovati. Oggi un video tutorial di cucito sartoriale. Realizzeremo infatti insieme l'abito che avete visto nelle immagini di anteprima e che sto indossando anche in questo momento. Un abito che racconta sicuramente il mio desiderio di primavera, visto questa bella fantasia fiorita, e avete avuto modo di già notarlo in anteprima nel video precedente dedicato alla cerniera invisibile. È un abito che io in realtà poi ho tratto da un numero estivo, un vecchio numero di Carta Modelli Magazine dell'agosto 2018. Se vi dovesse interessare, sapete comunque che potete chiedere la ritratto senza problemi alla redazione del giornale. E in effetti l'abito nella sua versione originale ha un tocco sicuramente molto più estivo perché vedete si tratta di un abito realizzato in pizzo bianco, un pizzo molto, molto ricamato, molto lavorato e trasparente, per cui sotto è prevista anche la realizzazione di una sottoveste. Io ho scelto un tessuto che condivide delle caratteristiche del tessuto originale, come bisogna fare, insomma, quindi io ho scelto un rasatello di cotone, quindi un tessuto comunque morbido e delicato, però chiaramente essendo un tessuto a fantasia e non trasparente, l'effetto è decisamente diverso e da me è proprio voluto, nel senso che appunto non volevo un abito estivo, ma un abito da portare in primavera. Perché no, anche in autunno e in inverno, magari riscaldandolo con un bel cardigan di lana. Un abito molto di base, perché nonostante nel giornale, per via del pizzo della sottoveste, possa sembrare un abito un po' complesso, in realtà vedremo che la linea è abbastanza semplice e piuttosto lineare e morbida, quindi un abito anche versatile. Direi che nel modello che ho realizzato io, l'effetto, se vogliamo, più elegante e romantico è dato proprio dalla stampa del tessuto, ma vedrete appunto che il modello è molto comodo, molto pratico, come appunto desideravo, e spero che possa incontrare anche i vostri gusti e vi possa essere di spunto e di ispirazione appunto per creare un abito un po' passepartout. Vi lascio subito al tutorial, come sempre vi chiedo gentilmente di lasciare un like se il video vi terrà compagnia, vi piacerà, vi sarà utile e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. E a proposito di iscrizioni, vi ricordo sempre il servizio di newsletter, e per iscrivervi è sufficiente cliccare il bannerino guida gratuita oppure il link che vi lascio giù in descrizione attraverso il quale scaricherete così appunto il mio omaggio per voi, per ringraziarvi di iscrivervi alla newsletter, questa guida gratuita dedicata allo spazio per il cucito. Scusate, mi stavo perdendo. E automaticamente, appunto, scaricando la guida sarete inseriti nella newsletter. Grazie come sempre per il vostro affetto, per il sostegno. Io vi mando un bacione. Alla prossima! Qui potete vedere più da vicino la fotografia dell'abito che andrò a realizzare, è il numero 15 e nel giornale è stato realizzato in pizzo, quindi è un abito, come vediamo, in tessuto trasparente e sotto presenta una sorta di sottoveste. Qui nelle istruzioni vediamo bene anche il figurino. In realtà questo modello sembra più complesso di quello che è per via proprio del tessuto utilizzato, ma se guardiamo bene si tratta di un semplice abito con taglio in vita. La parte della gonna è molto morbida e presenta proprio una sorta di arricciatura nel punto vita. Il corpino rimane un po' più modellato, ma in realtà anche questo è molto semplice, non ha pence, non ha tagli. Ha una semplice manica a giro, una piccolissima scollatura, quindi un giro tondo nel collo, e vediamo che nella parte dietro presenta una apertura a lampo. Il tracciato lo troviamo nell'inserto 2 foglio A, di cui dovremo seguire i segni fucsia. Le taglie indicate sono la 40, 44, 48, ma sapete che le intermedie, ma anche le precedenti e le successive, quindi dalla 38 alla 50, è possibile comunque ricavare il tracciato partendo dalle taglie date, come il giornale indica ogni volta nella prima pagina delle istruzioni.
ci vengono indicati 6 pezzi da copiare, ma in realtà tutto sta nel tipo di tessuto che utilizzerete, perché se come me deciderete di realizzare l'abito con un tessuto non trasparente, tutta la parte che riguarda la sottoveste, quindi l'abitino sottostante, ovvero questa parte qui, non dovrete copiarla né realizzarla, quindi vi dovrete limitare alla parte del corpetto, della gonna e della manica. Ho copiato le parti del cartamodello che mi servivano e ora guardiamole insieme più da vicino. Abbiamo la metà davanti del corpino, la metà dietro, poi abbiamo la metà davanti e la metà dietro della gonna, che sono praticamente identiche, tanto che il giornale ci dà un unico tracciato per questa parte. Infine abbiamo la manica e qui sul fondo, se notate, io ho fatto una piccola aggiunta perché mi sono resa conto, misurandola, che la manica di questo modello è piuttosto corta. Ve lo segnalo perché se come me decidete di realizzare un abito da non portare esclusivamente d'estate, anzi da portare magari in primavera o in autunno, ma perché no anche in inverno con magari un bel maxi cardigan caldo, e probabilmente questa misura di manica potrebbe essere corta anche per voi. Sono, mi sembra, 51 centimetri, per cui una volta accortami di questa cosa ho deciso di fare una piccola aggiunta, quindi sono andata ad attaccare un pezzettino di carta e da lì ho proseguito, misurando la linea, diciamo, del dritto filo, ho proseguito allungandomi quel tot di centimetri per arrivare almeno a 59, che è la misura giusta per il mio braccio. Come sempre mi raccomando, quando siete in fase di ricopiatura segnatevi tutti i dettagli che il giornale vi dà, e anche tutte le tacche, soprattutto quelle del giro manica, che vi aiutano ad orientarvi. Sapete che la più importante è la tacca che va a indicare la penna della manica, quella è proprio fondamentale per poterla montare al meglio, la linea del dritto filo. E in questo modello specifico, lungo la linea del centro dietro della gonna, andate ad indicare il segno di partenza della cerniera. La cerniera corre appunto lungo il centro dietro da questo punto e poi via via su lungo per tutto il corpino. Per quanto riguarda il piazzamento su tessuto, come vedete io ho piegato la stoffa a metà, quindi le due cimose sono sovrapposte. La manica, se notate, l'ho presa ribaltata rispetto all'andatura degli altri pezzi. In questo caso l'ho potuto fare perché la fantasia del tessuto non è direzionale, quindi avendo scarsità di stoffa, cosa che mi capita spesso perché compro degli scampoli senza avere mai molto un'idea di che cosa fare e poi devo un po' adeguare i modelli, quindi dicevo l'ho potuto fare. State però sempre attenti appunto a fare questi capovolgimenti in base al tessuto che avete. Una volta tagliati tutti i pezzi, con il filo da imbastire vado a passare le tralarghe, ovvero questi punti lasciati molli che servono per avere un riferimento una volta che verrà poi tolto il cartamodello. L'unica parte del contorno già direttamente imbastita è quella del centro dietro. Qui avrò un primo pezzetto fino al segno di partenza della cerniera passato con le tralarghe, perché questa è una parte che dovrò poter tenere aperta. Poi dal segno in giù effettuerò l'imbastitura. Oltre ai segni, prima di togliere il cartamodello andrò a fare un piccolo taglietto con le forbici per avere il riferimento del punto della penna nella manica e nel centro davanti della gonna e del corpino, in questo modo. Tolto dappertutto il cartamodello, vado a questo punto ad aprire e a tagliare al centro i punti molli. A questo punto posso procedere con l'imbastitura, quindi unisco dritto contro dritto le due parti della gonna, facendo corrispondere bene i segni con gli spilli.
e imbastendo lungo le due linee dei fianchi. Faccio poi la stessa cosa con il corpino, unendo la parte del centro davanti con le due parti del centro dietro. Qui imbastisco lungo i lati e lungo la linea delle spalle. Ora dovrei andare ad unire la parte della gonna con la parte del corpino, ma prima dovrò fare una ricciatura lungo il giro vita della gonna per portarlo alla misura del giro vita del corpino. Se la differenza tra le due circonferenze fosse poca, potrei creare la ricciatura anche semplicemente con una piccola filzetta data a mano. Questo è quello che abbiamo fatto, per esempio, nelle parti della manica della blusa realizzata la volta scorsa, di cui vi lascio il link. In questo caso però la differenza delle due misure è molta e quindi dobbiamo fare un lavoro più accurato e, diciamo, anche più stabile con la macchina da cucire. Per fare la filzetta a macchina, semplicemente selezionate il punto dritto e poi spostate la lunghezza al massimo, lasciando a inizio e a fine cucitura un po' di filo che servirà proprio per tirare la ricciatura. Un consiglio che vi do prima di andare ad eseguire la cucitura della filzetta è quello di cucire direttamente a macchina le due cuciture che avevamo imbastito lungo la linea dei fianchi. Quindi fate la cucitura e naturalmente anche la rifinitura. Normalmente, se noi dovessimo mettere in prova il capo, lasceremmo imbastite queste due cuciture per poi fare la prova e successivamente cucire a macchina. In questo caso però, se procedessimo in questa maniera, cioè lasciando imbastito, quando ci troveremmo a dover cucire il capo, saremmo costretti a tagliare questa cucitura della filzetta, non riuscendo più ad arricciare bene tutta la parte. Quindi voi andate a cucire, in ogni caso avete molta ampiezza, quindi vedrete che non ci saranno delle modifiche da fare lungo queste linee. Cucite e lasciate magari imbastita la parte del corpino che invece potrebbe prevedere delle modifiche. Per arricciare al meglio la parte della gonna, andatela ad unire dritto contro dritto con la parte del corpino lì nel punto del centro davanti che avevamo segnato col piccolo taglietto triangolare. Dopodiché, a partire da un lato, iniziamo a tirare delicatamente il filo, distribuendo mano a mano la ricciatura. Per una buona distribuzione della ricciatura sarà importante regolarci con le cuciture. Le cuciture laterali della gonna e del corpino dovranno infatti corrispondere, così come la linea di apertura della cerniera. Ripetiamo poi l'operazione della distribuzione della ricciatura anche per l'altra parte fino ad arrivare al segno del centro. Una volta poi distribuita tutta la ricciatura, imbastiamo per unire le due parti. Passiamo alle maniche. Pieghiamole a metà, fissiamo la piegatura con gli spilli per far corrispondere i segni e imbastiamole. Poi, dopo averla ripiegata, imbastiamo anche tutta la circonferenza della manica. Con gli spilli punteremo la manica al giro manica del corpino a partire dalla penna che avevamo contrassegnato e che dovrà corrispondere alla linea della spalla. Una volta imbastite le maniche al corpino, l'abito è pronto per la messa in prova, che ci servirà per capire se saranno necessarie delle modifiche o perché c'è qualche difetto oppure perché vogliamo parzialmente modificare l'estetica del vestito. Fatte le modifiche, possiamo passare alle cuciture a macchina, partendo dal pezzetto di centro dietro della gonna, poi i lati e la linea delle spalle del corpino. Per queste parti scucite la gonna e la manica solo là nel quel tanto che vi serve, diciamo così, cioè non andate a staccare tutto il giro, altrimenti sarà un lavoro in più per dopo. Dopodiché cuciamo le maniche con lo stesso ordine con cui le abbiamo imbastite, quindi prima per la loro lunghezza e poi lungo la circonferenza per attaccarle al corpino.
Passiamo poi alla cucitura di attacco tra gonna e corpino lungo il punto vita. E qui quello che posso consigliarvi è di procedere piano con la cucitura a macchina e di tenere il lavoro con il lato della ricciatura verso di voi, in modo da poter mano a mano guidare l'andamento della ricciatura, evitando che vi prenda delle brutte pieghe, delle brutte sovrapposizioni, cosa che non riuscireste a capire, a vedere se teneste il lavoro da questo lato. A questo punto dedichiamoci alla rifinitura dello scollo e dritto contro dritto fissiamo con una cucitura lungo i segni uno sbieco che possiamo ricavare o dal tessuto stesso, come ho fatto io, semplicemente ritagliando una striscia su tessuto posto in sbieco lunga tanto quanto il perimetro dello scollo e alta circa 3-4 cm. Oppure utilizzando un nastro in sbieco già pronto preso in merceria. Fissiamo la striscia in questo modo. E ora siamo pronti per l'attacco della cerniera. A proposito della cerniera, siete naturalmente liberi di usare una cerniera classica, tradizionale, oppure una cerniera invisibile, come questa. Io ho optato infatti per la cerniera invisibile, vista un po' la delicatezza del tessuto. In entrambi i casi, comunque, sia per la cerniera tradizionale sia per quella invisibile, per capire come attaccarle, vi rimando a due video specifici dedicati, di cui trovate il link qui e giù in descrizione. Attaccata la cerniera, potremo proseguire con la rifinitura del collo. Quindi in pratica andremo a ripiegare internamente lo sbieco. Infine le ultime due cuciture saranno la ripiegatura dell'orlo in fondo e delle maniche.